questa settimana tosta ed è veramente dura. Il lunedì è sempre difficile, però dai, fra una settimana sarà già, diciamo, l'Immacolata e c'è un po' più di aria natalizia, se così si può dire, anche se, come vi ho detto, quest'anno io il Natale non lo sento tanto, anzi non lo festeggerò probabilmente, però insomma interiormente rallegra un po'. Prima che me lo scordo, volevo dire una cosa. Ho visto che già nel vlog che è uscito settimana scorsa, anzi no, sì, il lunedì comunque, quindi è uscito oggi per me. E una ragazza mi ha chiesto sulla dieta che tipo di verdure io potessi mangiare. Allora, diciamo che la dieta è molto personalizzata per la mia problematica, però magari quando torno a casa ti faccio vedere un attimino le verdure consigliate e sconsigliate. A tutte le domande che mi farete qui sotto i vlogmas, io risponderò sempre durante un vlogmas, quindi qualunque domanda mi farete adesso, invece per chi mi ha fatto domande sotto il vlogmas scorso, risponderò qui nell'arco di questo vlogmas. Allora, mentre su sta andando il mio pranzo, rispondo ad Anna che mi ha chiesto quali tipi di verdure io posso mangiare o comunque quelle che devo evitare per il colon irritabile. Io ho fatto un percorso. Ho iniziato a eliminare quasi tutte le verdure mangiando solamente cetrioli, sedano, iceberg e finocchi. Per 3 settimane queste sono state le uniche verdure a me concesse. L'unica cosa, essendo che non mi piacciono né i cetrioli e né il sedano, io mangiavo solo iceberg e finocchi. Passate queste 3 settimane abbiamo fatto una integrazione di alcune verdure e di altri alimenti, ma comunque se ti dico già che sia il colon irritabile, almeno a me, nel mio caso, hanno sconsigliato vivamente per 3 settimane tutti i latticini e ora li posso mangiare senza lattosio, quindi devo mangiare tutto senza lattosio. E per quanto riguarda le verdure, adesso piano piano le ho integrate e posso mangiarne più tipi. Ti avevo detto che ti avrei fatto vedere uno schemino, infatti te lo faccio vedere subito. Allora, questo è uno schemino insieme a tanti altri alimenti che mi ha prescritto la mia dottoressa. Praticamente sì, tutte quelle che posso mangiare in piccole porzioni e accanto mi vengono dette le porzioni, ad esempio carota, se ne suggerisce, cioè per carota se ne intende appunto una. Quindi tutti questi sì. Tutti questi no, in particolare mi spiegava cipolle e aglio né in polvere e né intere, sia per cipolla che per aglio, perché fermentano molto all'interno del colon e causano ulteriori irritazioni. Poi per tutto il resto posso mangiare quasi tutto. Altre cose da evitare sono i carciofi, i cavolfiori, il cavolo cappuccio, la cicoria, crauti, funghi, porri. Radicchio, scalogno, verza, taccole e un altro che non mi ricordo mai come si chiama, che ha un nome strano, il topinamber, se così si pronuncia, non lo so, non lo conosco, non l'ho mai sentito dire, lo so solamente perché qui nella lista di cose vietate da mangiare. Qui invece ormai è quasi pronto, oggi sto facendo hamburger di tacchino con un peperone verde. Oggi sono
Sono incazzata nera, sono incazzata nera, infatti ho acceso la camera solo a quest'ora che sono le 18:45 probabilmente. La giornata sembrava iniziare benissimo e invece poi trovo la macchina tutta strisciata, cioè la mia macchina è tutta strisciata, la mia macchina è combinata malissimo, malissimo, manco se ci fosse scritto sopra gratta e vinci. Ma vabbè. Diciamo che il nervosismo rispetto a oggi un po' mi è passato. E niente, volevo solo salutarvi. Cosa sto facendo ora? Devo fare qualcosa per smanettare un po', per non pensare. E quindi mi metto all'opera, sto preparando delle tip che le devo opacizzare. Sono 6 tip, 4 già le ho opacizzate. Non so se si vede la differenza tra quelle lucide e quelle opache. Queste sono opache, queste sono lucide. E perché devo preparare un tutorial di nail art, ma ovviamente non vi dico cosa, poi lo vedrete. Anzi, sicuramente l'avrete già visto, sì. L'avrete già visto prima di questo vlog, l'avete visto il giovedì. Oggi è domenica, quindi sì. Cioè, per voi oggi è domenica, quindi sì. Il video con queste tip è uscito giovedì. Se ve lo siete persi, vi metto qui da qualche parte la scheda informativa, ci cliccate su e lo andate a vedere. No, stiamo attenti pure col È dato. fucsia. Il dato potrebbe causare il Ora se deve tremolio. cadere, no, Sì. può cadere, può cadere, può cadere. Questo qui no. Ma quello sotto, Alessandro. No, sì, vabbè. Quello Questo. sotto in senso. Lo fa cadere, lo fa cadere, lo sta facendo, Facilmente riesce a uscirlo. lo fa cadere, Non lo faccio cadere. no, giusto, Giusto. certo, pure il tuo. Doveva posare per far vedere che l'aveva preso lì. De dritto lo devi mettere. Ah, questo è semplicino, vai. Dall'alto, blu scuro. Devo tenere la mia collezione natalizia. Sta cadendo. Ma se sposto questo da qua a qua. Facciamo questo. Enza, questo. No, no, più. Se lo tieni con l'altra Oh, dita. chi è che gli dà calcio al tavolo? Questa è la volta che cade a lei. Prendi dal tuo lato. Cadrà. Aspetta, lo possiamo anche più dritto. Voglio No, vedere. leggermente più dritto. Oh. Ai. Guardate come è andata a finire. Caduta dopo che ci ha messo mano mia sorella subito dopo di me. E siamo arrivati a venerdì con una faccia distrutta e una stanza distrutta. Ora vedo di sistemare un po' di roba e poi è quasi ora di cena. E nel frattempo alle mie spalle ci guardiamo anche i cartoni animati. Buongiorno, oggi sabato 7 dicembre e come potete vedere alle mie spalle già la casa è decorata per il Natale.
All'inizio di questo vlog, forse quello della settimana scorsa, ora non ricordo più, avevo detto che quest'anno probabilmente non avrei sentito molto il Natale, probabilmente non l'avrei festeggiato e infatti non ho ancora programmi, non sono ancora organizzata. Ci tenevo a spiegarvi questa cosa perché, non lo so, penso che potrà servire forse anche a qualcun altro di voi che mi starà guardando. A volte purtroppo succedono delle cose in cui manca la voglia di fare festa, di appunto essere allegri, spensierati, manca insomma in questo caso lo spirito natalizio. Non che sia mancato a me personalmente, però insomma è venuto a mancare a una persona a me molto cara, molto vicina, e pertanto all'inizio si era pensato di non addobbare casa proprio per non far sentire a disagio questa persona. Invece poi, ripensandoci, abbiamo fatto. E non lo so se è stato un bene, se è stato un male, forse sì, forse no, però sicuramente ecco, non fare Natale, non addobbare casa, probabilmente non cambierà la situazione. Rimane la stessa o al massimo proprio un pochino, 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 forse potrebbe riportare una piccola speranza dentro ogni cuore. E niente, quindi dicevo, io non so cosa farò per Natale, non so cosa farò per Capodanno, però insomma, con i vlog riuscirete a vedere un po' di quello che farò se avrò la possibilità di registrare qualcosa. Cosa voglio io per questo Natale? Non voglio niente, cioè nel senso non mi aspetto grandi cose, mi aspetto solo che non mi levi nulla di quello che ho già e che insomma per quanto sia possibile si possa passare in famiglia, anche in pochi, anche solo in due persone, senza fare niente di speciale, ma basta stare insieme anche in silenzio. O farsi una passeggiata, o se si ha voglia invece di mangiare dentro, mangiare fuori, perché no? Voglio l'affetto, voglio il calore, il sentirsi ed essere presente. Questo è quello che mi aspetto. A prescindere poi dal gran cenone che non si farà, perché io ho deciso di non partecipare quest'anno al cenone. Né di Natale, probabilmente nemmeno a quello di Capodanno. Soprattutto mi aspetto da me stessa di essere brava nel senso di riuscire a fare del mio meglio, di riuscire ad offrire amore, gioia, conforto. Spero di essere brava a fare tutto questo. Pretendo tanto da me come ho sempre preteso tanto in ogni cosa che fa parte della mia vita e ho voluto dirvi questo giusto perché probabilmente non so cosa vedrete nel corso dei prossimi vlog, ma se non vedrete nulla di particolare saprete perché e ho deciso di dirvi questo proprio davanti all'albero per farvi vedere quante luci, quanti colori brillanti ci sono, perché spero che la stessa luce dell'albero possa esserci dentro il mio cuore, dentro il cuore di tutte le persone che amo e dentro anche il vostro cuore. Che abbiate un Natale felice, come sempre, come avete passato ogni anno, o se come me questo Natale sarà un po' diverso. Adesso basta, ecco, volevo dirvi questo. Iniziamo la giornata, che è meglio, quindi è mattina presto. Io mi sono svegliata presto proprio per dirvi questo, queste due paroline, però adesso basta. Ci sono tante cose da fare, si deve programmare tutta la giornata. Iniziamo. Che programmi avete voi oggi? Starete vedendo questo video l'8, domenica 8, che per me sarà domani. Quindi,
Andiamo a noi. Che programmi avete per la giornata? Cosa state facendo? Raccontatemi qua sotto con i commenti tutte le cose belle e soprattutto come chi magari è più vicino a come mi sento io. Cosa farete se vi va? Raccontate. Io ripeto, non ve lo dico non perché è un segreto, ma perché ancora non saprò cosa farò esattamente. Non andrò a fare gli auguri in giro ai parenti, magari sì, ci vedremo, ma insomma, niente di che. E poi non lo so. Se qualcuno vorrà darmi ispirazione, giusto anche per occupare il tempo, che ne ho bisogno, e trovare intrattenimento, ne sono grata. E se proprio devo trovare un pensiero positivo per iniziare la giornata, oggi è una bella giornata di sole che mi illumina alle spalle, potete vedere penso la finestra e tutta la luce vi arriva, quindi già questa è una cosa bella e io vi farò vedere solo cose belle, solo i momenti di svago, insomma, felicità. Non vedremo nessun momento di tristezza, assolutamente no. Quindi diamoci sempre forza, coraggio, che il sole ci illuminerà sempre. Buongiorno, oggi domenica 8 dicembre, non solo è domenica ma oggi è anche giorno di festa, l'Immacolata. Io sono sveglia da poco, oggi sento un po' di freschetto e quindi sono bella con la mia vestaglia tutta calda, morbida, però per fortuna anche oggi è una bella giornata di sole. E niente, oggi ho intenzione di uscire col sole, proprio di farmi una bella passeggiata col sole. Vediamo se ci riesco. Devo sistemare stanza, devo registrare qualche video, perlomeno iniziare a registrare qualcosa. Ho un sacco di cose arretrate, quindi mi devo muovere. Sì, su due piedi pensandoci un attimo, sto pensando che forse posso anche trascurare per un giorno la stanza, magari sì, dargli una mezza sistemata, ma non riordinare proprio tutto in maniera approfondita, così ho più tempo anche per fare le cose che devo fare e poi godermi tutta la giornata fuori. Ora, a proposito di cose da fare fuori, non so se potrei andare, se Alessandro avrà la pazienza di venire con me, di farmi compagnia, insomma, la pazienza anche di aspettare, a fare qualcosa di shopping, perché non ho più pantaloni completamente e quelli che ho sono tutti a lavare, quindi mi è rimasto qualche leggings, sono proprio di fronte all'armadio aperto, mi è rimasto qualche leggings, ma sempre leggings, vorrei mettere qualcos'altro, e poi ho vestiti che, devo essere sincera, potrei mettere con una calza abbastanza pesante perché ho freddo, io sento sempre freddo, cioè magari forse essendo che c'è il sole fuori, però poi quando si fa buio e inizio a sentire freddo, no, non va bene, sono sicura che dovrò tornare poi a casa a cambiarmi e quindi no. Ma che ne so, non lo so nemmeno io, boh. Poi la cosa più assurda è che io ho dato via in beneficenza la maggior parte dei miei jeans. Erano tutti jeans che, insomma, mi venivano grandi, troppo stretti, alcuni non si usavano più, altri non mi piacevano più come mi vestivano. Ho detto, ma sì, ho detto tanto, e quello lì devo mettere la cintura, e quella cintura poi mi fa difetto, si arriccia tutto, quando mi siedo rimango col culo di fuori. Ho detto no, li ho dati. Ora sono rimasta solo con due paia di jeans. È uno particolare, tutto con le perle. E oddio, in effetti potrei metterlo per oggi quello. Mi avete fatto riflettere. Ci penso, forse quello potrei metterlo, e poi ne ho un altro, tutto molto strappato sulle cosce, sulle ginocchia, che sinceramente anche no, perché sento freddo. E poi anche quello mi va largo, ce lo vedo più un po' per tutti i giorni. Oggi volevo vestirmi in maniera diversa. Ad ogni modo, se dovessi andare a fare shopping, comprerei sicuramente uno skinny jeans. E ora che qui al centro commerciale hanno aperto nuovi negozi, c'è Terranova, Calliope,
hanno aperto anche tanti altri negozi che ora non mi vengono in mente. Potrei, insomma, fare un salto anche perché sono tutti di fascia molto economica. Ci potrei provare. Nella lista dei miei desideri, infatti, ci stanno proprio gli skinny jeans. Volevo prendere anche qualche pantalone, quei pantaloni tipo jeans, però colorati. Ad esempio, cioè, ne vorrei prendere magari uno blu, uno rosso, uno verde, che il verde anche mi piace tanto. Il rosso ce l'ho ancora, è un sopravvissuto, l'ho indossato l'altro giorno, infatti mi avete vista. Ma il verde invece l'ho già dato via perché era tutto rovinato, strappato. Vorrei prenderli, però quelli erano elasticizzati. Io vorrei prendere il tessuto tipo jeans. Poi nella lista dei desideri ci sta un bel cappotto lungo, ma proprio lungo, lungo, lungo. Ne avevo trovato uno al mercato di colore verde che era 3 euro. E sono andata con mia cugina, mi fa bello, 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 prenditelo, prenditelo, prenditelo. Ma io non ero convinta. Mi ha fatto la foto perché specchio non ce n'era lì in quel momento. Ragazze, sembravo un elfo tipo a Babbo Natale, anche perché avevo i pantaloni rossi quel giorno. Non mi ha convinto. Dice: ma è per 3 euro, prendilo. Però sì, l'avrei preso solo per quei 3 euro. Però poi ho pensato, tante volte ho fatto questi acquisti così a pochi euro per cose che poi ho tenuto dentro l'armadio e non ho messo. Quindi perché devo occupare spazio per una cosa che non costa niente, ma che comunque è lì ad occupare spazio e che potrebbe esserci, cioè quello spazio potrei sfruttarlo per altro, per cose che metto. Non lo so, non lo so, magari forse mi starete pensando, ma sei stata scema, lo potevi prendere, ma non mi convinceva neanche come mi stava. Quindi, insomma, non avrebbe avuto tanto senso, secondo me. Poi, non lo so, sti leggings ce li avevo ieri, non ho capito. E li ho macchiati, dove li ho macchiati? Ecco qua c'è una macchia. Boh, vabbè, li rimetto in caso. Un'altra volta e poi li metto a lavare. E siamo arrivati a sera, sono con Alessandro e questa è la nostra cena. Vi auguriamo un buon appetito. Buon appetito.